Stamattina si è spento a Palermo Biagio Conte, il missionario laico che attraverso la sua visione ha dedicato l'intera esistenza nella difesa degli ultimi. Fratel Biagio, così desiderava essere chiamato, un vero fratello maggiore per l'intera città, che attraverso i suoi forti appelli incitava a un maggior senso di umanità. 59 anni dedicati alla cura del prossimo, ma soprattutto spesi per quelle persone che la nostra società ha relegato ai margini. Offrire una nuova opportunità di vita a coloro che restano indietro, così un'utopia prende forma e la straordinaria tenacia del missionario laico si concretizza con la realizzazione di una rete di luoghi dove un tetto, un pasto caldo e un letto non verrà mai negato a chi busserà alla porta delle missioni. Sensibilizzare i potenti per costruire un mondo più equo, un impegno che Fratel Biagio non ha mai abbandonato, anche durante la sua malattia, un cancro al colon che sin da subito lo aveva debilitato, ha continuato a sensibilizzare la politica per affermare la forza della dignità condivisa per ogni cittadino, al di là della provenienza e del ceto sociale. Di lui resteranno indelebili le immagini delle sue proteste, dei suoi digiuni, del suo non tirarsi indietro di fronte al nulla, della sua straordinaria capacità di prendere per mano un'intera città che una notte di qualche anno fa, durante uno dei suoi interminabili digiuni, lo raggiunge sotto i portici delle poste centrali, dove aveva deciso ancora una volta di dormire all'addiaccio per sostenere lo sforzo di colui che presto potrebbe diventare un santo dei nostri tempi. Resta la sensazione che Fratel Biagio, nell'ultimo periodo e prima che gli venisse diagnosticata la malattia, come se sapesse che presto avrebbe dovuto lasciare questo mondo, aveva deciso di diffondere il suo pensiero in giro per il mondo, per poi tornare a isolarsi in una grotta in eremitaggio. Forse un modo per preparare la sua comunità a proseguire il percorso che lui aveva già tracciato. Stamane Don Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, giunto a rendere l'ultimo saluto a Fratel Biagio, ha sottolineato l'eredità morale e la testimonianza che il missionario laico lascia all'intera umanità. Invece ripartiamo dalle cose essenziali e siamo più fraterni e c'è più giustizia e c'è più pace nella città degli uomini. Questo è l'augurio più bello che io vi faccio ed è diciamo, l'eredità che dobbiamo cogliere della testimonianza di Biagio. Oggi il sindaco Roberto La Galla ha proclamato a Palermo il lutto cittadino sino al giorno delle esequie che verranno probabilmente celebrate martedì 17 in cattedrale. Messaggi di cordoglio arrivano da tutta Italia, dalle massime cariche istituzionali.